Facciamo i complimenti perché abbiamo detto in cronaca per distacco di gran lunga il migliore in campo, dal primo all'88esimo. Grazie, mi fa molto piacere, grazie mille per questo Sta riconoscimento. diventando indispensabile in questa squadra. Mister, mi sta dando grande fiducia e io cerco di lavorare bene settimana. E lui pretende molto da noi e io credo di star dando il massimo durante la settimana e per ora sto giocando, quindi sono contento anche che è arrivato un altro gol oggi che è importante per me, per la mia fiducia. Molto, molto demoralizzato, però un grande rammarico Perché demoralizzato? ma perché non stiamo raccogliendo quello che stiamo seminando, secondo me. Siamo una squadra che ha grande ambizione. In settimana lavoriamo veramente tanto e penso che la classifica in questo momento non lo sta rispecchiando. Personalmente vogliamo di più questo, ecco, dai, come risultati. Poi anche altre cose non ci stanno aiutando. E la settimana scorsa abbiamo visto tutti, adesso non per ritirare fuori, no, discorsi, quindi no, non lo tiro neanche fuori questo discorso, però rientriamo, lavoriamo alla grande. Perché vogliamo tornare a vincere subito in casa e credo che sabato non c'è altro risultato che vogliamo andare a portare i 3 punti a casa. Ti chiedo solo una cosa, ti chiedo prima di ascoltare le domande da studio. Quando Zappella ha fatto quel cross, eravate ancora sotto 2-1, l'hai colpita bene in acrobazia. Come ha fatto il portiere a toglierla dall'angolino, l'hai capito? No, lì guarda, sono episodi e oggi è andata bene a lui. Purtroppo, Primo tempo è andato bene a te. bravo. Era un po' di sfortuna, penso, non per trovare alibi, però ce l'abbiamo avuta nel secondo tempo anche con Bosic, siamo andati vicinissimo al gol del vantaggio e sai, questa poi è una partita che, ti ripeto, gli episodi possono portarla a tuo favore. E non siamo stati fortunati, sotto questo punto di vista qua, portiamo a casa questo punto da questo campo, comunque è difficile, non credo che tante squadre verranno qua fare risultato tranquillamente e quindi teniamo positività e cerchiamo di riprendere slancio sabato vincendo in casa. Domande da studio, attivo l'auricolare anche per Michael De Marchi, così vi può Sì, ascoltare. ne faccio una io velocemente e poi cedo la parola a Fabio Ferraresi perché col suo movimento ha creato parecchi grattacapi ai difensori centrali dell'Entella, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio e poi sul gioiello di Pompetti va rimarcato il suo grandissimo lavoro perché ha tenuto vivo un pallone che sembrava destinato a fondo campo. Lo ha scaricato per Pompetti che poi ha regalato una magia E incredibile. secondo me ha fatto anche una specie di tagliafuori, credo fosse lui, Sì. una specie di tagliafuori cestistico impedendo all'avversario Esatto. di intervenire, di tentare un intervento alla disperata su Che Pompetti. dice De Marchi? No, dai, si cerca di fare il massimo per la squadra. Gliel'ho appoggiata dietro, lui è stato bravissimo. Oggi ha fatto, mancava sicuramente la sua presenza in campo. Oggi ha fatto un grandissimo gol e ci ha permesso di portare a casa un punto importante, dai. L'ultima Fabio, Fabio Ferraresi. No, io volevo chiedere a De Marchi, chiaramente all'inizio dell'anno qualche critica per un paio di gol sbagliati l'ha ricevuta, ma noi da qua ti abbiamo sempre difeso perché secondo me tu fai un lavoro molto importante per questa squadra giocando con questo modulo, però ti vorrei chiedere se dal tuo punto di vista, anche in considerazione delle caratteristiche di Ferrari, ti sposeresti bene giocando con un secondo attaccante vicino. Guarda, queste sono le considerazioni che deve fare gli addetti ai lavori, dall'allenatore e quant'altro, quindi io mi metto a disposizione completa dell'allenatore e poi il modulo e le formazioni le fa lui, quindi su questo non ci penso, poi siamo tutti bravi, meritiamo tutti tanto e non è facile neanche per lui scegliere, credo. E io cerco di metterlo, tutti cerchiamo di metterlo in difficoltà durante la settimana per cercare di giocare, poi deve fare delle scelte e ti ripeto, mi metto a disposizione dell'allenatore e poi lui fa questo tipo di scelte, quindi non spetta a me insomma dirti il modulo se preferirai o meno, per me guarda è indifferente, io sono disponibile al 100% per giocare come chiede. Facciamo i complimenti per questa straordinaria partita che hai fatto, immarcabile dal primo all'86esimo minuto. Grazie. Grazie mille.